Un pomeriggio da incorniciare per il Perugia di Fabrizio Castori. Dalla doppietta di Gregorio Luperini al destro vincente a battere Iannarilli da parte di Simone Santoro. Termina 3-0 allo stadio Renato Curi il derby tutto umbro, valido per la 25esima giornata del campionato cadetto, del campionato di Serie B. In contemporanea all'altro big match di questa sesta giornata del girone di ritorno allo stadio San Nicola tra il Bari di Michele Mignani e il Cagliari di Claudio Ranieri. Tantissime emozioni per il popolo del Grifo, nel bene e nel male, in questo sabato che ha visto purtroppo la scomparsa del tecnico della Perugia dei Miracoli, Ilario Castagnier. Una vittoria che va assolutamente alla sua memoria. Erano oltre 6 anni, precisamente il 12 febbraio del 2017, con la firma in quel del libero, liberati da parte di Francesco Nicastro. Erano oltre 6 anni che la Perugia non vinceva il derby tutto umbro, 7 anni invece che mancava il successo da parte della Perugia allo stadio Renato Curi. Quindi una vittoria storica in un pomeriggio davvero nel bene e nel male per tutti i sostenitori, per tutti i tifosi della Perugia. Ma partiamo con il racconto, con l'analisi, il commento di questo derby tutto umbro, valido per la sesta giornata del girone di ritorno. Come detto, dalla doppietta di Gregorio Luperini, il terzo, il quarto gol in questo campionato per l'ex trequartista del Palermo, uno dei rinforzi del mercato estivo, e poi dal destro secco, dalla distanza vincente da parte di Simone Santoro, il secondo gol in campionato per il classe 99, un gol pazzesco all'incirca a 15 minuti dalla conclusione a mettere il punto esclamativo sulla vittoria, sulla grande prestazione da parte degli uomini di Fabrizio Castori. Un pomeriggio perfetto, la prima chance al 44esimo con la palla sradicata da parte di Luperini, il servizio per un acciaccato ma in campo di Carmine, il destro a giro con la grande risposta di Iannarilli, l'azione prosegue con il cross dell'ex salernitana Casasola, colpo di testa, lo stesso di Carmine, alto sopra la traversa. Questa è la principale occasione infiammata nel corso di un primo tempo, comunque, che era iniziato con una chance per gli ospiti, con l'errore da parte, con la prima chance al secondo minuto per i padroni di casa, con la leggerezza difensiva di Sorensen sull'azione prolungata da parte di Ekong, palla per Capezzi che tenta la conclusione. C'è un richiamo verso il signor Pairetto da parte degli uomini di Fabrizio Castori per un sospetto tocco di mano. Al sesto, vantaggio invece per la Ternana firmato da Anthony Partipilo, giustiziere della Perugia nel match d'andata disputato lo scorso 18 settembre allo stadio Libero Liberati, match winner all'andata con il gol che valse il successo 1-0 per la Ternana di Cristiano Lucarelli sulla cross di Falletti, sponda di Martella e il gol da parte di Partipilo, ma c'è una spinta nei confronti di Sgarbi. Come detto, la doppia chance al 44esimo e al 45esimo con Di Carmine, prima il destro dalla distanza e poi il colpo di testa alto sopra la traversa. Passiamo con il racconto nel corso del secondo tempo e precisamente al 54esimo, perché da una cross teso all'interno dell'area di rigore da parte dell'ex blu cerchiato Capezzi
Nasce una mischia furibonda, un vero e proprio flipper che si risolve con il tocco vincente firmato da Gregorio Luperini. Uscita maldestra di Ian Arilli nel tentativo di anticipare Di Carmine, nasce, come detto, una mischia furibonda e alla fine il tocco vincente è proprio da parte dell'ex Palermo che realizza il gol che sblocca un match bloccato che poteva sbloccarsi solamente con un episodio. Ecco l'episodio che alla fine dei conti potrebbe aver deciso il derby tutto umbro, il tocco vincente dopo la mischia da parte di Gregorio Luperini. 1-0 al 55esimo, altra chance all'ora di gioco con con il tentativo dalla distanza dopo la palla lasciata da parte di sulla cross di Casasola, libera la difesa umbra. Palla respinta, ma c'è Santoro dalla distanza, vola con un'incredibile parata, con un incredibile intervento. Ian Arilli che salva il risultato all'ora di gioco. Altro gol annullato al 69esimo alle Fere, questa volta l'ex Bari Defendi sul cross dell'ex Salernitana di Tacchio riesce ad insaccare, a battere Gori, ma anche in questo caso viene ravvisata una spinta da parte di Partipiero su Angella, quindi gol annullato anche in questo caso. Si rimane sul punteggio di 1-0. E al 76esimo la firma, come detto, il punto esclamativo sul derby tutto umbro lo mette Simone Santoro con una conclusione rasoterra, una rasoiata vincente per il 2-0, per il punto esclamativo sul successo del Grifo contro le Fere in questo emozionante derby tutto umbro. 2-0 al 76esimo e poi nella finale l'assist di Simone Santoro per la corsa indisturbata di Gregorio Luperini che salta addirittura Ian Arilli e deposita in rete il gol del definitivo 3-0. Una vera e propria disfatta per la formazione di Aurelio Andreazzoli. Due pareggi, una sconfitta nelle ultime tre gare, zona playoff abbandonata, davvero un momento molto complicato per la formazione dell'ex tecnico dell'Empoli. Dall'altra parte invece quinta vittoria nelle ultime 8 gare, sesta partita imbattuta per il Perugia davanti ai propri tifosi, 4 vittorie, 2 pareggi nelle ultime 6 allo stadio Renato Curi, ultima sconfitta risalente allo scorso 30 ottobre, il 2-0 della Cittadella di Edoardo Goini qui in Umbria allo stadio Renato Curi. Intanto può festeggiare il popolo del Grifo per una vittoria in una stracittadina, in un derby che mancava esattamente da 6 anni dalla firma di Francesco Nicastro allo stadio Libero Liberati. Adesso attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!